Approfitto della mia pausa caffè, eccomi qui, e del pisolino di Gregorio per girare questo video. Come avete letto dal titolo, parliamo delle mie letture del mese di giugno. Cercherò di seguire l'ordine di lettura dei libri, ma tanto so che non è una cosa vincolante per voi. Ho iniziato il mese terminando una lettura iniziata il mese precedente, ossia un'opera di Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio è un autore che non so quanto sia effettivamente conosciuto. Io lo conosco piuttosto bene di fama perché intanto i miei genitori sono entrambi di Alba, Piemonte, che è la patria di Fenoglio, e in secondo luogo perché mio padre è un lettore appassionato delle sue opere. Infatti il libro in questo caso è suo, è uno dei volumi delle opere di Fenoglio. Perché ho letto questo libro? Ho letto uno dei romanzi di Fenoglio. L'ho letto perché a casa di mio padre ho trovato l'ultima edizione del Partigiano Johnny, che si chiama Il libro di Johnny, che è una rielaborazione, un lavoro critico, un'edizione critica sugli scritti di Fenoglio. Volevo leggerlo e mio papà mi ha consigliato di leggere prima Primavera di bellezza, che è appunto il romanzo che ho letto. Qual è la cosa che mi lascia sempre molto perplessa di Fenoglio? Fondamentalmente è un autore che è stato costruito postumo, nel senso che gran parte delle sue opere, o almeno quelle di cui ho letto io qualcosa di critica o di narrativa, non è mai definita. Vi faccio un esempio: Primavera di bellezza ha tre redazioni. Due di queste redazioni, io le ho lette entrambe, sono completamente diverse, ma quando dico diverse intendo dire che terminano in maniera diversa, cioè non vi faccio mistero, in una delle due il protagonista muore, nell'altra vive, quindi, ed è lo stesso romanzo, due versioni dello stesso romanzo. Quando io mi trovo davanti a questi casi mi chiedo sempre: l'autore quale avrebbe voluto che io leggessi? Non si sa, perché Fenoglio non l'ha lasciato scritto. Con il Partigiano Johnny è addirittura più complesso di così, perché è stato costruito su carteggi, quindi è veramente molto complesso. Fatto sta, Fenoglio, penso che ci facciano dei corsi in università, o potrebbero farne dei corsi in università. In ogni caso, Primavera di bellezza è stato pubblicato nel 1959 da Garzanti per la prima volta, ed è un romanzo di formazione a tutti gli effetti. Noi incontriamo Johnny, quello che sarà poi il protagonista del Partigiano Johnny, appunto, ma in Primavera di bellezza non è ancora partigiano, bensì seguiamo gli anni della sua formazione, la formazione ad Alba, l'abbandono dell'università e poi la scuola, la caserma di istruzione, come si chiama, il corso di formazione della scuola ufficiali, l'arrivo a Roma e l'8 settembre, e quindi la fuga da Roma e il ritorno ad Alba. Lo lasciamo proprio quando incontra i partigiani per la prima volta. Come vi dicevo, due finali totalmente diversi, totalmente diametralmente opposti. Uno dà poi adito al Partigiano Johnny, infatti né il libro di Johnny, che è quella nuova redazione di cui vi parlavo inizialmente, i due romanzi sono stati uniti. Quindi Primavera di bellezza e il Partigiano Johnny sono diventati un unico libro, un'unica vicenda, mentre invece un'altra redazione nella quale Johnny muore in una delle sue prime azioni partigiane. Quindi, boh, un libro molto diverso. So che può sembrare uno spoiler, non è uno spoiler, perché chi affronta Fenoglio in genere legge prima l'edizione critica e quindi legge prima la prefazione e sa che cosa sta andando a leggere. Diciamo che il bello di Fenoglio sicuramente non è solo la trama, sono dei libri molto impegnativi, la lingua è molto difficile, l'ho trovata veramente complicata, è complessa. Il narratore è in terza persona, ma usa dei termini desueti. No, no, guardate che termine sono andata a scegliermi. Una lingua molto difficile, dei periodi molto lunghi, molto complessi, moltissime subordinate. In più ogni tanto ci inserisce, e per me quello è il problema minore, un po' di inglese, perché Johnny viene chiamato così per la sua passione per l'inglese e per l'Inghilterra, e quindi ogni tanto ci scappa anche dell'inglese all'interno. Pensate che la prima redazione del Partigiano Johnny, se non sbaglio, è stata addirittura in inglese, quindi una lingua che Fenoglio conosceva molto bene. Che vi devo dire? A me non è piaciuto. Ma non è piaciuto nel senso che non è un libro facilmente fruibile, è un libro che
a cui mi sono avvicinata spinta da altri motivi che non erano la trama, ma la curiosità, se volete, un po' più filologica, di andare a vedere come potessero esistere due versioni diverse dello stesso romanzo e come dai carteggi si possa creare uno scrittore. Io sono sempre molto scettica sul fenomeno, tuttavia ritengo che dovrebbe essere inserito nei programmi di liceo, specialmente nel classico. Io non ho letto niente di Fenoglio e secondo me, come testimonianza della Seconda Guerra Mondiale e del periodo partigiano, potrebbe essere un ottimo autore da inserire. Dopodiché mi sono buttata su una cosa decisamente più leggera. Ho chiesto a Giunti se mi inviavano in lettura una copia di Qualunque cosa significhi amore di Guia Soncini e loro sono stati così cortesi da inviarmelo. Un romanzo assolutamente spassoso che vi ho consigliato nel video delle letture da ombrellone. Ci troviamo a Milano in questo caso, è un mondo totalmente diverso, siamo a Milano negli anni 90 e i protagonisti vivono e lavorano nel mondo della televisione e della carta stampata, sono dei veri e propri opinion leader, delle celebrità. Tuttavia la Soncini ci porta per mano in questo universo in questo bel mondo che scopriamo essere fatto di menzogne, costruito su menzogne, menzogne su menzogne, vergogna su vergogna. Perché vergogna? È un libro sulla vergogna, sul vergognarsi. Tutte le menzogne, o quasi tutte le bugie fondanti del romanzo, nascono dal sentimento di vergogna di uno dei personaggi. Chiaramente le bugie sono come le ciliegie, una tira l'altra e viene a costruirsi una vera e propria vita di bugie, e anche nel momento in cui queste bugie sembrano essere sul punto di essere smascherate, o in alcuni casi vengono proprio smascherate, la reazione dei protagonisti è totalmente inaspettata. La Soncini utilizza un'arma fortissima che è il sarcasmo, quasi cinismo. I suoi personaggi sono meravigliosi. Io adoro la protagonista. La adoro perché è di un cinico, di una quasi cattiveria, di un'acidità che la rendono così umana da non poter che solidarizzare con lei. Lo stile è giornalistico, è molto intimista, estremamente rapido, facile da leggere, molto piacevole. Diciamo così che l'Italia e gli anni 90, la Milano degli anni 90, sono il palcoscenico sul quale si esibiscono i protagonisti. Questi sono gli appunti che mi sono preso mentre lo leggevo. E secondo me c'è un forte richiamo a Cenerentola e alla zucca. Perché? Perché i tre, le parti in cui sono, le parti in cui è suddiviso il romanzo, si intitola Pre serale e vabbè, prime time, richiama il mondo televisivo ovviamente, le carrozze stanno per trasformarsi in zucche e le zucche accendono il tassametro notturno. Perché dico che mi ricorda Cenerentola? Beh, il riferimento è chiaro, ma mi sono chiesta perché Cenerentola, e poi ho pensato che in fondo Cenerentola è la più grande delle bugiarde, perché si finge qualcuno che non è. E quindi secondo me è un paragone molto calzante. Ho immaginato che fosse per questo che è stato scelto, che sono stati scelti questi titoli che mi richiamavano Cenerentola. Bellissimo editorialmente, mi piace molto che da una parte all'interno si veda Milano e dall'altro, aspettate, l'autrice. Molto bella la copertina. E secondo me, dico una cosa che so che a mio fratello non piace che io dica, ma il finale è degno delle 200 pagine precedenti, cioè veramente un gran bel libro che rimane però molto leggibile, molto fruibile, perfetto per l'estate, ve lo consiglio. Mi sono resa conto di non avervi detto nulla della trama, non va bene. Allora, la protagonista è Elsa. Elsa è un'autrice televisiva che ha sposato Vanni. Vanni viene da fuori città, ma per vergogna nasconde totalmente il suo passato, cambia addirittura nome, si inventa un personaggio nuovo, arriva a Milano e diventa un opinionista della carta stampata di grandissima importanza. La coppia lavora insieme su se stessa e sui propri personaggi fino a raggiungere una celebrità estrema. A giocare il terzo ruolo della vicenda c'è Fanny, un'altra persona che ha cambiato il suo modo di essere per farsi accettare dalla società e che viene inserita nel gioco di coppia dei due. Durante la festa sorpresa organizzata da Elsa per il compleanno di Vanni, però, le carte verranno scoperte, ovvero i segreti e le bugie della coppia e dei protagonisti rischiano di essere messi a nudo e in alcuni casi verranno proprio svelati.
quello che la Soncini ci racconta è come questo viene vissuto dai protagonisti e chiaramente la reazione che ha sulla coppia e sui singoli personaggi. Un libro veramente, veramente pregevole, mi è piaciuto molto. Sono poi passata a un altro libro che ho richiesto in lettura, in questo caso alla Guanda, e si tratta di Un terribile amore di Catherine Dunn, altro libro che vi ho consigliato tra le letture per l'estate. In questo caso nella Dunn ho scoperto una autrice che racconta in maniera perfetta l'interiorità femminile. Le due donne protagoniste della vicenda sono così umane da far quasi male. Di chi si tratta? Allora, il romanzo racconta le vicende di Calista e Pilar, due donne con età diverse, provenienza diversa e storie diverse, che non si incontrano mai nel romanzo. Perché ce le racconta in parallelo, però? Perché c'è un qualcosa che le unisce, non starò a dirvi cosa ovviamente, c'è un qualcosa che unisce le due donne. In più, a unire questi due personaggi femminili così forti e così ben definiti, c'è la vita femminile, ossia i grandi amori, le grandi delusioni, la maternità, le sfide di due donne sole nel mondo. Noi le incontriamo nel 1989. Calista è in Estremadura, in una bellissima villa isolata a Torre de Santa Juanita. Pilar invece lavora come portiera in un palazzo di un quartiere ambiente di Madrid. Calista aspetta una telefonata che le dia il segnale che ciò che deve essere stato fatto è stato compiuto, che l'atto che deve essere compiuto è stato compiuto, mentre invece Pilar, una mattina come tante, scopre nel suo palazzo una coppia di condomini trucidati barbaramente. La Dan poi ci prende per mano e ci porta a ritroso con una serie di flashback, alternando sempre un capitolo di Pilar e un capitolo di Calista, portandoci indietro all'infanzia di Calista nella bella Irlanda e al suo incontro con l'uomo della sua vita, un ricco greco fascinoso, e ci riporta indietro all'infanzia di Pilar a Torre de Santa Juanita in Estremadura, alla sua fuga dal paese, al suo arrivo a Madrid e chiaramente a tutto ciò che la porterà fino alla porteria del palazzo di Madrid, dove troverà la coppia di condomini morta. Un libro bellissimo, è veramente bellissimo questo libro, in alcuni punti è quasi straziante perché le sfide che queste due donne devono affrontare sono dolorose, fanno male, sono due donne tradite dagli uomini, sono due donne separate dai loro figli, sono due amori terribili, se vogliamo, come dice il titolo. L'autrice è bravissima a gestire i salti temporali e a disegnare queste due donne creando un sentimento di empatia veramente molto forte. Una bellissima lettura. Poi, ultimo libro che mi sono fatta inviare questo mese è stato E tu non sei tornato di Marceline Loridan Evans, Bollati Boringhieri, un memoir dedicato all'Olocausto. L'autrice è stata arrestata dalla Gestapo, è un'ebrea polacca, arrestata in Francia dalla Gestapo nel 1944 e arrestata con suo padre, condotta prima in una prigione e poi deportata ad Auschwitz-Birkenau. Mentre veniva portata via, suo padre le ha rivolto una frase che l'ha segnata per la vita ed è: Marceline, tu sei giovane, tornerai, io non tornerò. E ecco perché il titolo E tu non sei tornato. Lei è stata deportata prima a Birkenau, poi a Bergen-Belsen e infine a Theresienstadt, dove è stata poi liberata e rientrata in Francia e ha cercato di reinserirsi nella società. Questo memoir è una lunga lettera al padre, nel quale racconta quello che le è successo dopo che lui le ha detto quella frase, ossia quando si sono separati, e che analizza i sentimenti di chi ha vissuto quegli orrori, senza però, quello che io ho apprezzato molto è che non si va a fossilizzare su descrizioni,
sulla parte morbosa, se vogliamo, spesso questi libri che io ho letto in quantità veramente industriali, perché ho avuto un periodo della mia vita in cui ho letto moltissimo sui campi di concentramento, e spesso vanno nel dettaglio in maniera quasi morbosa. In questo caso l'autrice vuole consegnarci un patrimonio di sensazioni, non vuole descriverci quello che succedeva nei campi, ma quello che è successo a lei come persona mentre era nei campi, e soprattutto, ancora di più, quello che è successo a lei come donna una volta rientrata nella società, una società che era pronta, prontissima ad andare oltre, a dimenticare, a fare finta che nulla fosse successo. Un bellissimo libro. Un bellissimo libro che, non essendo, non indugiando troppo nella parte, se vogliamo, peggiore della vicenda, può essere letto da tutti, anche da quelli un pochino più sensibili a certi argomenti. L'autrice ha due cognomi perché sono i due mariti, in particolare il secondo marito era un documentarista, lei ha lavorato moltissimo a documentari e adesso gira la Francia raccontando nelle scuole la sua esperienza di deportata. Secondo me è un libro che merita di essere letto, non propriamente una lettura leggera e frivola, però un bellissimo libro. Ultimo romanzo del mese. L'ultimo romanzo del mese è Ritorni, di Vincenzo Costanzo, un libro che avevo da leggere da un bel po', che mi ero dimenticata nell'iPad, chiedo scusa, e che ho letto con estremo piacere. In questo caso Costanza ritorna su un tema che aveva già affrontato in un altro dei suoi romanzi, che era Fatality Show, non so se vi ricordate, ne avevamo parlato moltissimo tempo fa, se mai vi linko qua sotto il video. Parte tutto da un assunto. Cosa succede se l'aldilà termina il posto per le anime dei morti? Succede che San Pietro riceve l'ordine di chiudere le porte e quindi l'inferno, il purgatorio e il paradiso sono sbarrati per i morti. I morti sono quindi costretti a ritornare sulla terra nei loro corpi mortali, e questo innesca tutta una serie di conseguenze che l'autore prende in analisi in maniera assolutamente ironica e divertente, partendo dal fatto che le case popolari non vengono assegnate ai morti, fino ad arrivare al fatto che tu sei morto, quindi non hai più diritto della pensione ed è inutile che fai la coda all'INPS, perché non c'è niente. La legge italiana stabilisce che fino alla morte, dopo la morte, non hai più diritto a nulla. Seguiamo le vicende del primo dei ritornanti, ossia il primo che si trova la porta sbarrata al suo arrivo, che è il signor Nedo Nedi, il primo ritornante. La fantasia di Costanza va oltre, i ritornanti si organizzeranno in una vera e propria fazione per stabilire e sancire i propri diritti, e ci sarà anche una guerra di religione. Ebbene sì, avremo di nuovo uno scissionista, un nuovo papa, il papa dei ritornanti. Guardate, è veramente divertente. Lo stile di Costanza è assolutamente leggero, brioso direi, facile da leggere. Il romanzo è molto breve, mi sembra siano un centinaio di pagine, ma l'ironia e la satira che c'è sotto, chiaramente, nella nostra società, ne fa una lettura veramente perfetta per l'estate. Mi spiace di non averlo letto prima, perché l'avrei assolutamente inserito nelle letture consigliate per l'estate, le letture da ombrellone. Veramente divertente, così come era stato divertente leggere Fatality Show, che sempre di morte si occupava. Poi ho finalmente finito Calendar of Tales di Neil Gaiman. Io sono arrivata a Calendar of Tales tramite Letizia, che lo aveva consigliato in un suo video di letture. Tutto parte da un gioco che Neil Gaiman insieme a BlackBerry ha messo in piedi qualche anno fa ormai, ossia all'inizio di ogni mese Gaiman twittava una domanda e i followers rispondevano. Scegliendo tra le risposte dei followers, Gaiman inventava una storiella, un racconto breve, uno per ogni mese. Poi lo pubblicava e chiedeva agli stessi followers di illustrarlo. Un progetto molto interessante editorialmente parlando. I racconti, come spesso avviene nelle raccolte di racconti, sono in alcuni casi molto divertenti, spassosissimi, molto intelligenti, in altri un po' meno, se vogliamo, un po' meno, diciamo che mi catturano un po' meno, ecco, mettiamola così. Però tutto sommato sono 12 racconti, uno per mese, e era in inglese, quindi ho fatto anche un po' di esercizio. L'unico peccato è che, essendo un PDF, leggerlo su Kindle non è la lettura più facile del mondo, anche perché si perdono, per esempio, i colori delle illustrazioni, ed è un vero peccato. Ultimo libro di narrativa letto, un'altra raccolta di racconti, inviatami in questo caso dalla Gower Edizioni, Dindalè, conti di poco conto, di Armando Vertorano.
una raccolta di racconti molto spassosi che parte da un assunto. Il dindalè. Che cos'è dindalè? Dindalè è un'espressione, diciamo, dialettale che la mamma e la nonna dell'autore utilizzavano per indicare qualcosa di poca importanza. Tipo, ah, mamma, è successo questo, quest'altro, ho fatto questo, dindalè. Quindi l'assunto è che la vicenda base di ogni racconto è una cosa che non ha una grande rilevanza, non parlano dei grandi temi della vita, però per i protagonisti l'argomento, la cosa che è presa in esame dal racconto è di grandissima importanza. Anche in questo caso è una lettura molto piacevole, una lettura che secondo me, ecco, per esempio, i racconti sono una buona forma di lettura per l'estate, perché anche sotto l'ombrellone, quando magari non si ha la soglia di attenzione è un po' più bassa, perché si viene distratti, c'è il vicino di ombrellone che chiacchiera, passa il ragazzo del cocco, si va a fare un bagno. La formula del racconto è una grandissima soluzione, perché si può leggere un racconto, ci si interrompe, si fa il bagno, si torna e si riprende. La raccolta è molto piacevole, lo stile è buono, anche in questo caso, come dicevo per Gaiman, alcuni racconti mi sono piaciuti di più, altri un po' di meno. Resta il fatto che l'assunto di base di partire da cose di poco conto per creare dei racconti è intelligente, secondo me, e li rende molto realistici e quindi proprio per questo è più facile appassionarsi anche alle vicende raccontate. Ultimo libro, un libro fotografico, Vivere con i libri, che mi è stato inviato da Mondadori per il progetto a cui avevo collaborato con Blogger Italia. È un libro fotografico che racconta, attenzione, l'interior design e le librerie, ossia prende in analisi la libreria, quando nasce, qual è il suo scopo e tutte le evoluzioni che ha subito, quindi le librerie in legno, le librerie di design, l'utilizzo di materiali alternativi, di strutture alternative per creare una libreria, e la libreria come il libro, come strumento di arredo, la libreria come parte dell'arredo della casa. Carinissimo, per chi ama i libri, le librerie e un po' di interior design, un libro davvero molto interessante, che infatti adesso inserirò nel scomparto dei libri fotografici. Bene, queste erano tutte le mie letture. Vi avevo anticipato che sarebbe stato un video bello ricco, perché è stato un mese piuttosto ricco. Staremo a vedere cosa ci aspetta adesso per il proseguo dell'estate. Fatemi sapere se avevate letto qualcuno di questi libri e cosa ne pensate. Se vi ho incuriosito almeno un pochino, cosa avete letto voi questo mese? Noi ci vediamo il mese prossimo con le letture di luglio. Ciao!